Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 12° appuntamento della nostra serie di The Sims. Signori, oggi ci concentriamo sulla famiglia Caruso. È giusto, ti chiami Caruso? No, sulla famiglia Mancini. Manco so io più le famiglie che ci stanno in questo gioco. Signori, siamo sulla famiglia Mancini. Allora, dobbiamo creare una nuova famiglia tra Giuseppe Mancini e Liberty Lee, signori. Allora, buon Giuseppe Mancini, dove sta andando? Dove stai andando, Giuseppe? Ti stai andando a coricare? Ma secondo me puzzavi un poco, zio. Infatti, puzzi leggermente tanto, però vabbè, vuole andare a dormire, facciamolo andare a dormire. E in tutto questo la nostra bellissima madre, la signora Martina Mancini, che anche lei sta per diventare anziana. Oh, mi dispiace, mancano... Quindi anche lei può fare il compleanno, perché... La bellissima Liberty Lee può anche lei festeggiare il compleanno. Quindi dobbiamo andare per obiettivi, signori. Prima di tutto li facciamo sposare e riprodurre. Dopodiché la signora Liberty passerà di età. E in tutto questo lui dorme, va bene. E lei a che ora torna da lavoro? Giusto per capire un attimino. Lei torna da lavoro alle 9. Porca miseria, signori, ci abbiamo un bel po'. Pulizia dello shuttle. Durante la manutenzione dell'ultimo shuttle, Libertina, chiedi al capo. Così. Non fare così tante domande. Vabbè, le abbiamo fatte rimproverare. Non è un problema nostro. Va bene. Dettagli. Allora, signori, io faccio un breve taglio. Aspetto che questa, che la carissima Lee torni a casa. Lui si è alzato. Lui vive di vita propria, signori. Va bene. Rapido taglio, signori. Ci vediamo. Dove cazzo la stai? Ah, sei andato a lavare, bravo, sei andato a lavare, ha fatto una cosa giusta. Signori, non mi hanno fatto fare la festa, ma non mi hanno distrutto i programmi. Liberty già è passata d'età, così, senza un motivo preciso, mi ha stroncato decisamente la situazione. Va bene, allora, Liberty c'ha pure sonno, il problema è che noi abbiamo un solo letto e questa cosa non va bene. No, chi è che c'ha sonno? Quello che sta a dormire. Allora, Liberty mia, vieni qui, vai qui, stai tranquilla. Lui smetterà di dormire perché il suo obiettivo è conquistarti, signori. Quindi, come fai a avere ancora sonno che dormivi da non so quante ore? Va bene, superfluo, signori. Allora, iniziamo a far conoscere questi due bellissimi piccioncini. Liberty, non ti preoccupare, stai qui tranquilla, stai rilassata, che ora arriva Giuseppe che ti racconta la sua storia, che ha una storia complicata, buon Giuseppe. Condividi la foto. Iniziamo un attimino a conoscerci in maniera... Ricordi sguardo folle, discute gli interessi. Diciamo che questi riscontra una storia da affiliati. Impara a conoscere. Diciamo che questi episodi di questi giorni sono incentrati proprio sul... risata viscerale, importuna, condividi foto. Sono proprio incentrati sul... sulla riproduzione, ecco, sì, e sulla creazione di nuove coppie. Canta la festività, chi se ne frega di cantare la festività, discute di interessi, zio, hai un obiettivo, anche se sta salendo molto lentamente, amichevole. Canta, dichiara altre scelte, condividi la foto. Va bene, signori, mi chiede la sua giornata. Lei si è risentita, non capisco perché si sia risentita, disputa della politica. Attenzione, lei si sta risentendo. La cosa non funziona bene. Cambiamo. Lavoriamo su di lei verso di lui. Su di lei, annoiata. Altre scelte. Buffo. Racconta una storia buffa. Vediamo se riusciamo a tirarla su di morale. Lei è completamente annoiata. Altre scelte. Mi sa che non sta andando proprio bene la... Chiede la sua giornata. Mi sa che si stanno ammazzando queste due. No, signori, allora, devo un attimino recuperare la situazione perché questa mo finisce male, signori. Signori, è successo di tutto, porca miseria. Dovevo semplicemente cercare di farli accoppiare ed è scoppiato l'incendio. Calma e sangue freddo, zia. Liberty, pensaci tu. Interazione impossibile. Liberty, devi spegni. No, non devi scappare. Liberty, sta andando a fuoco la casa. Liberty. Fai la donna della situazione, smetti, ho capito che c'è un incendio, dovete spegnerlo però. Oh, ok, oh, 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 oh.
pagamento di $200 dall'assicurazione. Ok. Per fortuna che c'era il coso dell'antincendio a casa, perché sennò questi potevano morire praticamente. Bene, abbiamo ricevuto $200 per comprare una lavatrice nuova, un forno nuovo. Bene, bene, che non compreremo mai. Allora, stiamo calmi. Tu devi fare qualcosa? No. Allora, dove stai andando? Non puoi andare allo specchio, che quello si deve lavare. Mannaggia, signori. Questi mi stanno a far venire la confusione. Bene. Quella si è andata un momento a coricare. Ora è andata a mangiare qualcosa. Dove cazzo la si è andata? No, è andata a lavare il piatto. Che brava ragazza. Mamma mia, quanti imprevisti che stanno a succedere in questa famiglia. Oh, una cosa semplice. Mi serve Giuseppe. Che però c'ha fame. Va bene, deve mangiare, signore. Deve mangiare. Mangiati uno yogurt. Che cazzo la ci fai con uno yogurt? Lo sai solo tu. Discuti gli interessi. Dai. Vediamo un attimino di recuperare questa situazione. Metti in giro, insulta e impara a conoscere. Mamma mia, che situazione complicata. Ma che situazione complicata. Ma in che cosa mi sono andato ad infilare io? Mamma mia, che gran cosa complicata far conoscere questi due. Oh. Discuti, chiedi un consiglio. Oh, tu te ne devi andare a correre, zia. Te devi levare dalle scatole, zia. Vai a fare jogging, oltre i limiti, vattene, zia. Non sei... Chiedi un consiglio, disputa di politica. Chiedi della sua giornata. Mi stanno a fa veramente... no, chiedermi alle stelle, no, amichevole. No, allora, lei è triste. E allora, facciamo che le racconti una barzelletta, una storia buffa? Non capisco se si stanno urlando contro. Discuti dell'umore triste, ecco. Perché lei è pure triste? Mamma mia, queste sono veramente due cose inutili. Così, è più probabile che finiscano per litigare. Per ammazzarsi, perché più che discutere gli interessi. Riusciamo ad avere un rapporto normale? Racconta una storia sensazionale. Non riescono a tirarsi sul morale. È impressionante. Non riescono a tirarsi sul morale. Se ne sia andata lei. No, lui sta provando a recuperare, signori. Lui sta provando a recuperare. Ok. Sta provando a recuperare, signori. Vediamo se riusciamo a altre scelte. Buffo. Tirala su. Racconta una storia buffa. Perché non riesci a tirarle sul morale? Lei è triste. Ma perché sei triste, zia? Festività terribile. Sei arrivata una terribile. Non è riuscita. Ma dai! Ma non essere così. Sta piangendo. Appiana la discussione. Vediamo se riusciamo un attimino a sistemare le cose. Abbraccia, no, non penso che chiedi la sua giornata. Vediamo se riesco a recuperare un attimino. Signori, non potete capire quanto ci sono stato. Quanto ci sono stato a convincere questi due a darsi un qualcosa. È impressionante. Porca miseria, signori, ce l'abbiamo fatta. Stanno a filtrare. Filtra. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Posa, fa complimenti per l'aspetto. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Primo bacio, signori. Se riesco a darsi il primo bacio, io dico, è qualcosa di assurdo. Se riesco a darsi sto primo bacio, signori. Ce la fanno? Sì, ce l'abbiamo fatta. Si è ringraziato, non so chi, però fa il bacio a mano. Va bene così. Primo bacio abbiamo fatto, offri una rosa, così proprio facciamo le cose carine e coccolose. Altre scelte, romantico, altre scelte. Sussurra, se... No, non ci puoi andare al lavoro, zia. Vuoi davvero che lo faccia? Sì, oggi non ci vai al lavoro, zia. Abbiamo altro da fare, zia. Fai fighi, no, fai un bacio a mano, bravissimi. Chiedi di diventare fidanzato, siamo belli decisi, diretti, all'obiettivo romantico. Cerca di avere un figlio, signori, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia che impresa storica. Questa che sta a fare qua? Sta a cucinare. Mandiamo via la madre, signori, che non facciamo che si sentano strani rumori
Ce la fanno questi due? Sì, ok, signore, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ti facciamo sposare? No, a loro non li faremo sposare, signori. Già convivono, hanno un figlio e va bene così. E va bene così. Mamma mia, che trambata di episodio, signori. Mamma mia, quanto ci ho dovuto lavorare su questi due. Porca miseria. No, non ci andate lei al lavoro. Se la fa fifi per la prima volta. Bene così, signori. L'obiettivo è capire se lei ora è riuscita a rimanere incinta. E poi avremo altre situazioni. In tutto questo, l'albero genealogico di questa, niente. Lei è poverina, è da sola. Da sola. Ma che cosa triste. Da sola, soletta. E invece lui... Lui ha la madre, Mancini, perfetto, e Giuseppe Mancini, perfetto, va bene, va bene, va bene. Vediamo se questi due riescono a fare quello che devono fare. Se sono svegliati, vediamo se lei è incinta, signori. Test di gravidanza, anche se stanno a dormire perché hanno proprio sonno profondo. Ma noi abbiamo un obiettivo da portare a casa. Riusciranno? Ci saranno riusciti? Vi lascio liberi, signori, vi lascio liberi. Se lei è riuscita, si mangia per due, obiettivo raggiunto, signori. E anche questa coppia è andata. Detto questo, signori, abbiamo concluso questo episodio con questa situazione. In tutto questo lei se ne può andare anche a lavorare. Ma certo, fatela lavorare, zia. E non ci pensare, sei solo in ritardo di un'ora, un'ora e mezza. Sono contenti per la notizia, siamo tutti felici e contenti anche per loro. Lei, completamente distrutta, si cambia e se ne va a lavorare, signori. Che donna dedita al lavoro. Ha sonno, non si è lavata, però va a lavorare, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!